Max Fogli, ciao Max. Buongiorno a tutti. Max Fogli, nuovo look. Come mai? Abbiamo accorciato un po' per prendere sole per il prossimo video. Dobbiamo Pensavo... prendere un po' di Ah, sole ecco, anche nelle infatti dicevo che era per la fessure. copertina di un disco, questo volevo capire. Siamo entrati ormai nella fase che ci sono due obiettivi, Sì. quello del videoclip, ma quello che c'è prima è la SPAL che si deve salvare. Giustamente, però devo dire che la gara degli abbronzati la vince Agnelli. Mi piace col crudo, a Fogli col Mi piacciono salame. con tutti i salumi, Vedi, quindi il panino piace a tutti. Tu E sei grazie, lo uno. apprezzo E se uno è molto. celiaco? Beh, metteremo il pane celiaco, no? C'è il Pane e pane senza cipolla, non so. glutine. Vabbè, Un dai, grande allora. classico il pane e cipolla. Sì, è vero, è vero. Sono quelle ricette antiche che però funzionano ancora. No, anche No. perché, lo ripetiamo sempre, è molto difficile vincere un campionato ed ottenere una promozione, ma è molto più difficile farlo dalla Serie C, È che è vero, probabilmente il campionato più è vero. imbottigliante tra tutti quelli professionistici. Perché anche dove si hanno squadre importanti, la Serie C ci ha comunque insegnato nel corso degli anni che tante volte squadre corazzate sono rimaste piantate nella Serie C, mentre invece Beh, la la buca. rivelazione dell'anno, magari che aveva quei due o tre giovani azzeccati, andava poi a vincere i campionati. Quindi Ma obiettivo sì. fondamentale non abbandonare la B mai. Ma io guarda, di C non voglio neanche parlare, però l'unica cosa certa è che oggi ci possiamo salvare. Tra l'altro, con una vittoria in modo automatico, la salvezza sarebbe automatica con una vittoria. E anche con un pareggio se l'Alessandria dovesse pareggiare a Parma. Sarebbe quasi automatica. Con No, con un pareggio automatica. la vittoria della SPAL Ah sì, isolata. con la vittoria automatica, con un pareggio e con il pareggio dell'Alessandria nel campo del Parma al Tardini sarebbe automatica. C'è una serie di combinazioni che dopo Nicola. Sì, me l'hai girata, ma io intanto mi stavo già distraendo un attimo. Questi due li leggo io per voi, dopo delegherò Vittoria per i prossimi messaggi. Allora, intanto c'è un messaggio, un saluto per Max Fogli da parte di Alberto del Lido degli Estensi. Salutiamo Alberto del Lido degli Estensi, che tra l'altro sicuramente abiterà vicino alla casa di Agnelli, al Lido degli Estensi. Quindi questo Alberto Bisogna trovare che ci segue lo questa. salutiamo con molto affetto. Però Matteo, sappi che invece Angie e Chicca, oltre che salutare tutti, dicono: Matteo, se vinciamo ti offro la cotoletta. E questo mi sa che sia legato a un tuo post che hai fatto ieri. Sì, magari aspettiamo una settimana. Io lo ringrazio tantissimo, ma la mangio una volta a settimana perché era grande così. Visto che si avvicina la prova costume e mi devo ancora cavare la maglia, caro Nicola, visto che c'è un po' di pancia, la cotoletta me la concedo una volta a settimana. Comunque, li ringrazio e non vedo l'ora, Esatto, per per evitare evitare, sì, polemiche, questioni varie. Giustamente. Infatti, ricordiamo che venerdì saremo Quindi, tutti alle sì. 8:30. Ecco, per cui. Visto che poi comunque la partita delle 16:15 non ci tocca più di tanto, terminata la nostra partita, avremo già una classifica abbastanza veritiera. Delineata. Allora, Allora, Matteo, facciamola così. così. Domanda, ma se noi dovessimo comunque vincere questa partita, ma l'Alessandria dovesse vincere, arriveremo all'ultima giornata con 3 punti di vantaggio sull'Alessandria, che in caso di sconfitta della SPAL e vittoria dell'Alessandria ci vedrebbero a pari punti con l'Alessandria. E quindi con l'Alessandria che per gli scontri diretti ci sarebbe davanti. E lì subentrerebbe il Cosenza, vedere Sì. se avremmo i 5 punti di vantaggio sul Cosenza. Quindi una vittoria isolata della SPAL potrebbe anche non bastare, stando alla Scusate, solo una matematica. parentesi, un gran casino, diciamo pure. Sì, Però diciamo che su questo l'Alessandria abbiamo 2,5 punti di vantaggio e non 3, perché Ecco. in virtù dello scontro degli scontri diretti l'Alessandria ha questo vantaggino nel caso dovesse agganciarci. Io spero veramente di chiudere la pratica oggi e di non pensarci più e di fare un match allo Champagne Guarda che all'ultima spettacolo, giornata. tutto il bandierone sulla curva ovest. Eh sì. Questo bandierone fu esposto, tra l'altro, quando ci fu il centenario della nascita della SPAL ed è veramente emozionante. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi! Veramente, Sì. guardate, Una quello che bolgia. purtroppo al momento non vi possiamo mostrare, sappiate che diventerà la foto del giorno, anzi credo che sui social stia già dilagando, ecco, Che che tra l'altro c'è stato anche spettacolo. l'invito della curva a presentarsi allo stadio con la bandiera per Vero. questa partita, sinonimo di quanto è vista come una vera e propria finale. Questa cosa Sì. Agnelli me l'ha fatta pesare subito perché ha detto sono arrivato con una maglia appena comprata, è nuova questa, la sfoggi oggi. Questa è nuova, mi sta anche abbastanza bene, No, guarda. Sì, ti sta bene, anche come colore ti sta bene, Ecco, se richiama dice il colore dei Vittoria. Pensa tuoi che, no, ti occhi. dico questa che è simpatica, no? In settimana mi scrivevo con una mia amica, no, che Chi conosco è? tra virgolette, si chiama, te No, lo devo vabbè, è lo dire. stesso, dai, lo diciamo fuori onda. E mi disse, ma tu di solito Siete come ti curiosi? vesti, no? Ho detto, guarda, io mi vesto solo con roba dalla SPAL, quindi guarda, il mio outfit è quello. E lei invece come si veste? Ma molto Molto elegante. elegante, vabbè. Dov'è la nostra qua? Almeno non voglio sapere il Oh, tra nome. l'altro le polo Nella comunque mia zona. sono già un Nella tua zona. compromesso tra eleganza e sportività la polo, Eh Esatto, sì. quindi Vabbè. all'amica puoi dire che dopo match si va a festeggiare la SPAL in polo della SPAL.
Ok, vabbè, insomma, vedremo cosa combineremo. Intanto, ragazzi, pubblico con una bella prestazione. Soprattutto vorrà fare una prestazione almeno quanto quella fatta con la SPAL, che fu quel 4-0 roboante, esatto, e anche a tratti umiliante, dove ci fu anche un po' un'insurrezione popolare di tutto il popolo spallino, anche un po' a giusta ragione. Io mi aspetto che comunque il Parma si giochi la partita e onori il campionato fino alla fine, anche perché viene da una figuraccia di Buffon che ha agevolato la vittoria del Perugia con un errore abbastanza importante, e quindi non penso che la squadra non voglia rifarsi, voglia perdere due partite consecutive. No, infatti, cioè, infatti. La piazza comunque è esigente. Se noi ci siamo un po' rimasti male per il campionato della SPAL, che aveva un'aspettativa di una salvezza un po' più tranquilla, immaginiamoci a Parma, dove magari l'obiettivo minimo erano i play-off e la squadra è arrivata a collocarsi in quel limbo dove non può né andare ai play-out né andare ai play-off, ed è arenata in quel punto della classifica con fior di campioni che potrebbero giocare in Serie A. Allora, ragazzi, intanto diciamo che ogni episodio negativo, un po' anche nella vita, bisogna voltare pagina e pensare alla tappa successiva. E questo entusiasmo è una cosa positiva, nel senso che il tifoso vive di emozioni, e in questo contesto si aspetta delle emozioni importanti dalla giornata di oggi, che hanno solo una parola: salvezza. Più che altro, vedi, Max, il calcio regala sempre emozioni positive e negative. Quest'anno con la Spagna abbiamo avuto parecchie negative, quindi magari una bella gioia positiva. Abbiamo imparato ad apprezzare però le note positive, ovvero tutte queste vittorie e pareggi fatti all'ultimo minuto, nei minuti di recupero. Sì, vittorie un po' meno, pareggi tanti. Vi dico anche questa: ieri doppia parata di Demba, ragazzi, ma qua il Frosinone veramente affonda in modo incredibile, ci sono salvati. Soprattutto la prima parata molto importante sulla prima conclusione, dove Demba non si fa fregare, diciamo, anche da tutto il cumulo di uomini che aveva davanti, che gli coprivano un po' la visuale. Poi sulla ribattuta al tiro centrale, però molto sicuro nella presa, ed è una SPAL che riparte. Un piccolo brivido, una piccola paura di un Frosinone che si è affacciato pericolosamente già al quinto minuto. Ci aspettiamo una reazione, ma io mi aspetto anche una partita intelligente, perché sono partite in cui non bisogna perdere la testa, bisogna sapere gestire i momenti e capirli. Frosinone è un avversario importante per la Serie B, e quindi giocare semplicemente con spudoratezza non è facile e soprattutto non è neanche conveniente. Però una SPAL che va avanti si guadagna un calcio d'angolo. Vediamo di fare una partita intelligente, di saperla gestire. Per ora i primi 5 minuti molto più Frosinone che SPAL. Come è normale aspettarsi però. Gioca un campionato totalmente diverso. Sì, è vero. Wow, questa è una gran parata. La prima conclusione è veramente importante, poi la seconda comunque si fa trovare in posizione. Calcio d'angolo SPAL, che hanno portato bene ultimamente questi calci d'angolo. Vediamo di far continuare il trend in questa posizione, maniera. Il gol del calcio d'angolo battuto a Rigamonti di Brescia, e va Esposito sulla palla. Attenzione, E io questi calci d'angolo, ragazzi, mi fanno schifo. Ma perché non la butti in mezzo? Era uno schema, questo buttala in mezzo quella palla che i parapiglia, non si sa mai. Era uno schema per tentare di crossarla più vicini all'area e di prendere, diciamo, in roba anticalcio quella lì, in contropiede. Io la penso come te, però tante volte questi schemi hanno funzionato, anche quel finta battuta del calcio d'angolo dove la tocchi appena poi parte. Sì, però Max, nel calcio secondo me le cose semplici sono sempre le migliori. Allora, intanto sentiamo da Vittoria, perché credo c'è che la prima variazione. Che gol! Lorenzo Dijkman tira un fuori da fuori area, il portiere non può nulla. Mamma mia, che gol! Qua si gode subito. Si è visto da come si è coordinato quella calciata. Ragazzi, bene, una coordinazione pazzesca. Non posso mandare in onda, ma dai vocali dalla cosa. Però c'è il replay. Praticamente la palla è arrivata e lui al volo l'ha calciata dove la mamma nasconde la marmellata. Mamma mia, che gol Lorenzo Dijkman sul rimpallo da fuori area. Che gol! Lorenzo Dijkman, che secondo bellissimo. Me guarda, è il miglior giocatore della SPAL quest'anno. Per impegno, abnegazione, ha fatto proprio un bel gol, attaccamento alla maglia, grandissimo gol di Lorenzo Dijkman, fantastico. La presa di quel collo esterno che gli ha dato quel giro perfetto, si è visto che si era coordinato bene comunque. Mi ha ricordato un po' il gol, sai che adesso c'ho questa rubrica di ricordare il gol, no? Me ne ha ricordato uno che a me.
Adesso, però vediamo di che anno, perché tu l'altra volta sei andato molto indietro. Mi ricordo un gol che fece Maicon contro la Juve. Anch'io pensavo quello, quello col palleggio su Amauri, sì. Ha tirato quell'esterno uguale. Anche perché stesso ruolo, esterni sì, destri. Sì. Ricorda... Siamo dei boomer noi a ricordare sì. Questi gol di 15 anni mi fa. Un però... Po' indietro, però va bene comunque. Anche... Tra quart'ultima e quint'ultima. Ma quello è indipendente dal risultato dell'Alessandria, perché noi i 5 punti dobbiamo mantenerli in questo momento sul Cosenza. Quindi che l'Alessandria vinca o perda per passare... Con i 5 punti di vantaggio che evitano i play-out è indifferente la posizione dell'Alessandria. Secondo me, ragazzi, conviene fare una cosa. Vincere adesso. Intanto. Esatto, vincere e poi al 90° facciamo tutti i calcoli. Adesso mi voglio godere la partita e poi quello che faccio. Anche perché siamo soltanto al 9° minuto, ne abbiamo ancora tantissimo. Sì, esatto, è ancora lunga. È lunghissima. Pensavo, è lunghissima. Tanto pensavo a vincere la nostra prima testa. Di fare i conti sugli altri. No, ma infatti. Che a prescindere, vincere oggi metterebbe la spalla in una situazione di favore all'ultima giornata. Sì, sì, poi ti dico, io credo molto nel destino, nel calcio. Quando pareggi tutte quelle volte all'ultimo minuto... Una SPAL che ha ricordato anche Capello ieri nell'intervista bellissima con Sovrani, è stata anche sfortunata delle volte. Io quindi credo che anche il dio del calcio ci debba, non dico un favore, ma quasi, ecco. E poi, mamma mia, ancora SPAL vicino al gol. E diciamo che è stato abbastanza indeciso qua il portiere del Frosinone che l'ha deviata con i pugni. Sembrava Minelli. Anche una palla abbastanza morbida, però non si è fidato. Guarda. E gli ha rimbalzato davanti, poteva riservare delle beffe, quel rimbalzino lì davanti. È vero, è vero. Il nome del portiere del Frosinone... Insomma, va bene, va bene. Attenzione alla SPAL, latte latte, limite dell'area... Dai, non ci posso credere. Ma che roba! Ma la tosse. Spettacolare, gliela data e l'altro. Ma cioè, no, ragazzi, non ho visto bene che ha fatto gol, ma la Telà dà una palla incredibile, mi sembra a Mora, ecco. Mora, il giocatore storico della SPAL, capitano. Ma va bene anche adesso, ormai il passato è passato. Sì, sì, colpo sì. Di piatto, bello elegante. Sta arrivando quella precisione che è mancata per tutta la stagione. Sotto porta, con le conclusioni, fatte bene. Due tiri, due gol. Ma guarda, oggi. Dico, qua la Telat ha dimostrato un'intelligenza calcistica fuori dal comune. E in questo momento credo che sia il giocatore in più della SPAL, perché poteva tranquillamente tirare, invece ha visto Mora. Che era posizionato meglio e gli ha dato la palla e Mora ha fatto un bellissimo tiro e Minelli ha ancora battuto. Ragazzi, 13° minuto, mai visto la SPAL quest'anno 2-0 al 12esimo. E poi contro Frosinone tra le altre cose. Ma non si è mai vista in generale la SPAL in vantaggio di due gol dopo 12 minuti quest'anno. No, infatti cioè, adesso a questo punto inizio a gasarmi davvero che questa partita possa diventare... Un qualcosa. Io manterrei la calma. La calma, ci mancherebbe. Perché altro, loro non molleranno di sicuro. Perché loro anzi. Lottano per un obiettivo. Quindi... Esatto. Vittoria, hai visto cosa dice Marco? Esatto. Marco dice che giustamente il gol è arrivato nel momento in cui ho detto la parola variazione di dirla altre volte. Quindi okay? Dire ho ritotto di minuti tanto. Dirò la parola variazione. Non abusiamone, sennò anche esatto. Il santo protettore della variazione. Vabbè, poi SPAL meravigliosa, Servirebbe veramente il terzo e poi mettere la camomilla nella partita. Se facciamo il terzo vado al bar qua di fianco a prendere una birra mentre c'è la pubblicità, festeggiamo. Ragazzi, qua sta arrivando un messaggio, sta arrivando un sacco di messaggi, vai, te li lascio leggere. Vittoria, la moviola del gol Max Matteo vale da sola la permanenza in B, grazie ragazzi. Beh, adesso al terzo la rifacciamo. Poi... Se vinciamo porto fuori tutti a cena, ma pago solo per la ragazza. Okay. Vabbè, grazie, allora scusa. Mettiamo una parrucchina a testa. Veniamo a fare i manichini. No, fogli con la parrucchina non la voglio vedere. L'ho fatto diverse volte di uscire con la parrucca. Sì, e sì, la cappello sopra. Ma no, era soltanto per fare un po' il personaggio, sai, nei locali estivi d'estate, uscire con la parrucca e il cappello. No, il fatto è che sto cercando di seguire tutto, ragazzi, veramente. Io cioè, una scena non che non vorrei dietro. Vedere, onestamente, foglio con la parrucca. No, ecco, guardate. Però per le parrucche che sembrano originali. Per la notte rosa, potrebbe organizzare qualcosa, Un match con fogli con la parrucca. Adesso vediamo, ce l'inventiamo sta attenzione cosa qua. Frosinone. Attenzione, bruttissima palla in aria, meno male che Meccariello spazza via. Frosinone comunque adesso sta attaccando, Attaccando ovviamente il risultato, mamma mia Camillo Ciano, stai ben buono, questo è un giocatore che per la B secondo me è fantastico. È uno dei capisaldi
Sì, sì, ma allora, Frosinone è una gran ragazzi, squadra. Ragazzi, dallo stadio Simone Bonazzi mi dice infarto, proprio così, letteralmente. Salutiamo Simo. Due gol in casa non li segnava dal... Sì, da un bel po', devo dire. Effettivamente c'è questa cosa qui, non lo so, avete presente quando è un periodo che magari stai vivendo un qualcosa di felice e che hai quasi paura che questa felicità possa svanire, esatto, di un momento all'altro? Quindi io so, adesso a maggior ragione questa cosa ci ha portato sicuramente tante emozioni che speriamo di mantenere anche nei minuti a seguire, anche perché adesso immagino che ci sarà un Frosinone molto 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 arrabbiato, e qua bisogna essere intelligenti a sfruttare gli spazi che concederà il Frosinone andando alla ricerca, esatto, dell'aggiustare la partita. Bisogna giocare in maniera intelligente, non essere troppo spregiudicati. Mamma mia, questa è una brutta palla. Mamma mia, bravo. E Dembatiam la prende. Vabbè, dai, reclamano un calcio di rigore, ma l'arbitro fa segno di continuare. Adesso ovviamente ci sarà un check del VAR, sarà bene. Un check del VAR, però... Arbitro, ragazzi, che è Aureliano, lo stesso arbitro che in Vicenza Spalci negò quel rigore all'89esimo. Se ricordate, no, si gioca, dai. No, io guarda, siccome analizzo... No, non c'è assolutamente niente. Anzi, se c'era qualcosa, probabilmente era un fallo subito dal difensore della Spal. Io, ragazzi, che analizzo tutto al 100%, ho anche pensato mentre venivo in qua, oggi è una giornata molto calda, quindi abbiamo caldo noi qua in studio a parlare, figuriamoci loro che corrono. Quindi, certo, secondo me, il secondo tempo sarà veramente... Ragazzi, scusate, ha segnato l'Alessandria contro il Parma. No, non ci credo. Sì. Vabbè, ragazzi, è lunga la partita, è lunga la nostra, è lunga la loro. Sì. Del resto, probabilmente i tifosi dell'Alessandria non sospettavano che saremmo stati 2-0 sul Frosinone in questo, sì, momento. Ma quindi... magari basterebbe una bella sconfitta del Cosenza con una vittoria della Spal. Fammi rivedere lì le combinazioni, va là. Se vince la Spal e il Cosenza perde, la Spal salva comunque, perché ci sono 5 punti di vantaggio e manca una giornata. Vabbè, no, la Spal comunque ci interessa relativamente poi dell'Alessandria, perché se il Cosenza perde siamo salvi. Andiamo a più 8 e i 5 punti non possono recuperare. Quindi l'Alessandria faccia quello che vuole, l'importante è che perda il Cosenza. Comunque abbiamo detto che non facevamo i conti, ma stiamo continuando a parlare. No, è vero, perché in questo momento siamo a 39 e il Cosenza a 31. Quindi in un vecchio film diceva: per i conti se ne occupa mio zio Antunello. Invece oggi ce ne occupiamo noi. Consideriamo che comunque l'Alessandria sta vincendo di un gol. Sì. Quindi la partita è ancora apertissima, in bilico. No, ma l'importante è che il Cosenza continui a perdere. Esatto. E questa è la cosa. Vogliamo che Pisa conta. Al veleno, che ne, esatto, segni altri due. Esatto, esatto. Insomma, il Pisa fa il suo lavoro e poi noi pensiamo al nostro. Proprio in questo momento questo più 8 è... Mazza Fogli, ti sto guardando dallo schermo che va in TV, sembri veramente un bambino senza barba. Siamo più giovani. Sì. Siamo un'altra persona. Fogli oggi ha... Quanti anni avresti tu? Io ho 37 quest'anno. 37, oggi ne ha 27, Fogli. Io sei vecchio, abbiamo, Fogli. Oggi l'abbiamo ringiovanito in questo nuovo look. Va bene, allora intanto... Grandissimo Dembatiam, uscita sicura. Sì. E poi rilancia e fa ripartire la Spal che parte. Ma mia, che Spal in velocità oggi, Latte-Lat possiamo anche dire che è migliorato come intelligenza tattica, sì, sì, nell'ultimo, sì, periodo è cresciuto molto come giocatore. Beh, perché poi diciamo che è diventato un po' uno dei miti di queste ultime, sì, settimane. Ma, diciamo, però non ha iniziato la stagione così, no, diciamo, no, è maturato, ragazzi, tantissimo. Non dimenticate una cosa fondamentale, è stato quattro mesi fermo ai box per un infortunio gravissimo. Cioè, però non è facile tornare. Te lo ricordi il latte-latte di inizio stagione, che era quello che vedeva soltanto la porta e la palla, non aveva la visione di gioco, che con il tiro era più impreciso? Diciamo, è diventato più un giocatore da squadra di calcio rispetto prima, è maturato e cresciuto. Sì, ma sicuramente latte-latte non è Cristiano Ronaldo, però ha una voglia e ci mette un impegno tale che merita veramente tanto questo ragazzo. E invece dirò che secondo me ha dei margini di miglioramento, certo, per diventare anche un grande giocatore, perché è un'età dove è molto giovane e che gioca in una squadra, diciamo, che non è il massimo della competitività. Sì, il problema adesso è che... ormai la maturità si raggiunge a 30 anni, il problema... calcistica. Io ne ho 42, no, ne ho 43, non sono ancora maturo. Calcisticamente sei finito. Ah, però. Stai dicendo la maturità calcistica, però... chissà se puoi ancora posso migliorare. Qui ci stanno girando. Buffon ci prova la tua età, ancora. Ragazzi, qua non capisco se è una cosa commerciale oppure se è un messaggio serio. Sempre 2-0 per la Spal e comunque una partita sicuramente molto molto accesa stiamo vedendo. La Spal che sta costruendo dal basso, come si dice oggi, però sta ripartendo con una palla che è un po' troppo lunga, diciamo che è una fase anche un po' di studio, di contenimento della Spal che... non dico che vuole gestire questo 2-0, però allo stesso tempo è consapevole di avercelo
e che quindi sfrutterà da qui in avanti sicuramente le ripartenze, imposterà tanto il Frosinone che deve cercare il gol, ancora non lo cerca disperatamente perché è molto presto, però io mi aspetto che arriveranno i momenti della partita in cui ci sarà da soffrire. Perché... tante partite nella partita. Io ho notato una cosa invece, ragazzi, che il Frosinone è passato una difesa a tre, quindi vuol dire che... 70 minuti all'arrembaggio. Sì, hanno alzato il baricentro, ovviamente grosso. Grosso che io gli voglio bene, ricordiamo quel bellissimo gol sul rigore alla Francia nel 2006 che ci regalò la Coppa del Mondo. E anche quello in semifinale, molto pesante con la Germania. Sì. Sì, sì, fu bellissimo. Però oggi grosso, speriamo che vada a casa con un bel magone. Ecco. Ormai la soddisfazione calcistica se l'è già presa nella vita, eh. Sì, 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 no, beh, sicuramente adesso avrà altri obiettivi. Intanto punizione per il Frosinone, qua Pinato, fa un po' un'ingenuità secondo me. Vittorio, intanto niente, mi sembra che non c'è nessuna variazione per no, nessuna variazione per ora. Io voglio il pareggio del Parma, perché è scandaloso che una squadra come il Parma perda in casa dall'Alessandria, eh. Questo, ragazzi, è un risultato scandaloso. Come sono stati scandalosi i risultati della SPAL con l'Alessandria e Cosenza. Esatto. Allora no. Dati ormai che erano acquisiti. Lì erano partite salvezza. Ma il Parma... dimmi. No, il Parma è una potenza tale che non può perdere in casa dell'Alessandria. Dai, fanno ridere. Però non dovrebbe allora, anche essere... al nostro classifica. Pubblico parmense, se c'è qualcosa... Attenzione, attenzione. Vabbè, allora... Sembrava quasi una risposta pepata e polemica. Sì, sì. Cioè, allora, che mi stesso rispondendo a te... Noi ci aspettiamo ma la risposta... Ma rispondendo a una persona... A una persona terza allo studio. Noi aspettiamo Daniela, va bene? Okay, noi aspettiamo Daniela. Esatto, aspettiamo mia mamma, anche perché mamma batte il fidanzato, te lo dico nel senso. È vero, vero, è vero. Quello anche è perché è stata molto decisa nella risposta. Sì, sì, ma non l'ho mai vista così arrabbiata. Ma c'è il fidanzato, c'è, non c'è, no. Quasi senza rispetto. Adesso non iniziate con i messaggi, la voglio invitare a cena, una pizza di qua e di là. Mamma, lo dico io. Lo dico io, tua mamma Daniela, ce l'ha, ce l'ha. Ce l'ha? Ce l'ha, ce l'ha. Cioè, ce l'ho più che ce l'ha. Vabbè, vabbè, allora tra poco invece vedremo... Come una punizione del Frosinone insidiosa. Sì, sì, sì. Ci ha schiacciato nella nostra metà campo, eh. Ragazzi, c'è una cosa che è molto importante. Finire questo primo tempo in vantaggio di due gol. Sì. È una cosa fondamentale perché anche a livello psicologico taglia le gambe all'avversario. Manca 10 minuti però, eh. E lo mette nelle condizioni di dover partire spregiudicato, di dover fare dei cambi, di doversi sbilanciare, di dover... stare attento poi alla ripartenza della SPAL. Ci sono stati due grandi gol, sono state le due uniche conclusioni verso la porta. Finalmente abbiamo visto precisione sotto porta. Bravo Celia, bravissimo. Qui è stato veramente bravo a mettere il fallo laterale. Nostra. Attenzione che rischia la munizione adesso perché c'è una brutta reazione. Zerbin, strattone Celia. Si iniziano a fare anche innescare quei giochetti psicologici. Un po' per innervosire l'avversario. Sai cos'è Max? Anche che nel secondo tempo anche il fattore fisico peserà parecchio, perché ripeto, oggi c'è davvero caldo, eh. E già vediamo nei... Però sono loro che devono correre, eh. Già vediamo molte partite, gli ultimi minuti, le squadre che si allungano parecchio, attenzione con la Frosinone, angolo per sono il Frosinone. Loro che devono correre però, se vogliono raggiungere. Sì, no, ma appunto, quindi non credo che Frosinone riesca a tenere questo ritmo per 90 passa minuti. Ci saranno anche i cambi perché gli esterni vengono cambiati sempre ormai. Insomma, io volevo essere ottimista, ma... No, devo essere realista, che sarà comunque difficile perché bisognerà soffrire. No, no, ma che sia da soffrire, questo è indubbio. Bisognerà soffrire. Mamma mia. Bravo, sicuro del Batiam che la blocca e perdi un bel minuto per terra. Quando vedo quelle manone che acchiappano quella balla è sempre il top. Allora, bravo del Batiam. Matteo, visto che ormai anche questa fa parte delle nostre fiction, anche se in realtà è cosa vera, cosa vi siete scritti tu e Dan Battian in settimana? Vi siete sentiti? Vi siete... Gli ho fatto i complimenti per la partita col Brescia, mi ha ringraziato ovviamente, gli ho detto che gli voglio belli carichi, lui mi ha fatto la faccina che rideva e dopo non ci siamo più sentiti, però stamattina ho visto che sui social ha visualizzato le mie storie e mi ha messo un like. Ah, hai capito? Quindi sa che eri al Lido degli Estensi. In sa che ero al Lido degli Estensi. Vabbè, vabbè, d'accordo. Allora, no, però diciamo anche una cosa, dimmi. Visto che Fogli ipotizzava complotti, Den Batiam attualmente ha preso il posto ad Alfonso. Perché? Infatti sono ad avvalorare la tesi che Alfonso non era così sicuro della sua titolarità. Sì, tra l'altro questa la si dava ormai per acquisita la titolarità di Alfonso. Sì, ma poi tra l'altro Fogli, molto strana perché perde il posto da titolare dopo una grandissima prestazione con Lecce. Vi ricordate? Fece miracoli quella partita. Però sai, l'allenatore li vede anche durante la settimana. Mamma mia che brutta palla,
ancora Demba, bravissimo. Li vede anche durante la settimana, gli errori li hanno fatti tutti quest'anno, quindi... Attenzione, mamma mia, qua voglio almeno un cartellino arancione. Latte, lanciatissimo. Viene placcato a livello... Giallo. Vabbè, dai, ci sta perché comunque... raccontiamo per chi non sta vedendo la partita. Latte è partito sulla destra, diciamo che sarebbe arrivato davanti al portiere solo, ma era poco dopo la metà campo ed è stato placcato con un placcaggio rugbistico. Dal numero 25, che ha il cognome tipo un codice fiscale, Zimniski, una cosa del genere. E adesso una partita molto condizionata per questo giocatore, perché... sì, ricordiamo che abbiamo anche Esposito noi ammonito. Io spero che però Lattelat provi ancora a fare questi strappi verso la porta, perché li si metterebbe nelle condizioni o di lasciarlo andare o di giocarsi un'altra ammonizione. Quindi Lattelat, con le dovute proporzioni ovviamente, ha questi strappi che ricordano molto Leao del Milan e Vinicio del... A me ricorda un po' anche Adriano. C'era l'Adriano, quello che partiva in velocità e calciava i missili? Forse Adriano era più potente, forse. Però Lattelat, diciamo che sta facendo veramente la differenza. Antonio Esposito butta un bellissimo pallone in mezzo. No, bellissimo assolutamente no, perché vai, è rimesso la tarata. Simpatico pallone in mezzo. Comunque, veramente, Lattelat è stato il più chiacchierato nelle ultime settimane, alla fine dei conti. Ovviamente grazie a quello che ha portato alla SPAL, però insomma, veramente, lo dicevate prima, un giocatore che ha molto risalito la china nelle ultime settimane. No, ma più che altro è un giocatore assolutissimamente da riconfermare, perché adesso è in prestito dall'Atalanta. Io spero che Tacopina e il suo staff facciano in modo di fargli fare un altro anno almeno alla SPAL. Secondo me sarebbe un matrimonio perfetto per entrambi, anche io per il giocatore. Sai che un po' la vedo dura, considerando quanto l'Atalanta anche... Sì, ma sono mille giocatori l'Atalanta. Però comunque ne vende anche sì, spesso. Ok, però non può giocare l'Atalanta, questo voglio dire, secondo me... Da, giocatore... Però io, guarda, nell'organico un Lattelat me lo metterei anche in Serie A, in una squadra come l'Atalanta, che comunque non parte per vincere un campionato. Io Foglio ti voglio sempre bene, ti do sempre ragione, qua no. Cioè, nell'Atalanta che lotta per la Champions, mi sembra un po' esagerato. L'ottava per la Champions, Ormai gli obiettivi si sono ridimensionati ed è tornata l'Atalanta di prima. Calcola che ha moltissimi giocatori l'Atalanta. Ho una domanda per Max e Matteo, che ce la stanno chiedendo tutti, così magari uno di voi due potrebbe un attimo spiegarlo sinteticamente. Dei playoff, playout. Sì, nessuno sta capendo se noi vinciamo, se il Cosenza perde, se riuscite a fare un attimo... Provo ad adottare un dono della sintesi, poi dopo può anche integrare Matteo. Perché ce lo stanno chiedendo veramente in tantissimi. La SPAL si salva se arriva davanti all'Alessandria, al Cosenza, all'ultima giornata. Oppure può permettersi il lusso di arrivare dietro all'Alessandria se mantiene all'ultima giornata almeno 5 punti di vantaggio sul Cosenza. In questo momento i 5 punti sul Cosenza ci sarebbero, perché ce ne sarebbero 8, e quindi all'ultima giornata sarebbe ininfluente un'eventuale vittoria del Cosenza e un'eventuale sconfitta della SPAL, perché il gap rimarrebbe di 5 punti. Quindi in questo momento è, tra virgolette, più importante il risultato della SPAL relativamente a quello del Cosenza. Se poi ci mettiamo che l'Alessandria dovesse perdere o pareggiare, ci sarebbero sicuramente 3 o più punti di vantaggio, quindi non saremmo più agganciabili dall'Alessandria l'ultima giornata, in quanto se l'Alessandria dovesse invece agganciare la SPAL, l'Alessandria sarebbe davanti per gli scontri diretti. No, lascialo finire, questa diventa una storia, Sì, cioè, esatto. Diventa un tutorial, io non ho capito niente. Invece è stato, non hai seguito. Chiaro. È stato chiaro, però ovviamente c'erano tanti passaggi, tanti cavilli. Il punto è molto semplice, in questo momento la SPAL sarebbe salva perché il Cosenza sta perdendo. Se la SPAL vince, il Cosenza perde, siamo salvi. Gli spieghiamo anche il perché, però. Cioè, stiamo parlando di matematica di 3, 5, 8. Cioè, non stiamo Facciamo così, parlando di termini antichi, Fogli è il sussidiario, tu sei Bignami, ok? Esatto. Ecco, Fogli approfondisce e tu invece sei proprio quello che riassume... Ma lui è il castigo dietro la lavagna, io sono il sussidiario. Fogli è l'intellettuale, io sono quello delle cose rapide. Che detto così, vabbè, lasciamo stare, non voglio entrare nel merito sulle cose rapide. Guarda questo! 42 Possiamo dire che in sintesi, in questo momento la SPAL è salva. Sì, perché il Cosenza perde. Ma questo l'abbiamo capito tutti, insomma. Esatto. Comunque io, guarda, ripeto, sono discorsi che farei tra un tempo, Max Fogli? Ma guarda, mi accodo, c'è poco da dire quando la SPAL sta vincendo in casa, sta vincendo 2-0 e senza correre grossi pericoli, soprattutto... tenendo il controllo della partita dopo 2 gol fatti in 12 minuti, quindi niente da dire. Io posso dare anche un 8 a questo primo tempo per quello che si è visto dall'inizio dell'anno.
Cioè, c'è da dire che per... Anche in virtù dell'avversario, eh? Esatto, sì, esatto, sì, esatto. Sì, sì, sì. Dico, c'è da dire che anche per i voti a cui eravamo abituati, effettivamente in rapporto ci potrebbe stare anche un 8. Io comunque sottolineo anche che l'allenatore meriterebbe, in caso di salvezza, lo ripetiamo sempre, di iniziare una stagione da zero, perché subentrare non è mai facile, soprattutto subentrare nella situazione in cui è subentrato Venturato non è semplice, non si possono fare o chiedere i miracoli. È chiaro che se dovesse iniziare una stagione da zero, con le sue idee magari avvallate anche dalla società e soddisfandolo anche un po' sul mercato per quelle che sono le possibilità della SPAL, si potrebbe fare una valutazione al 3,60 sull'operato di Venturato, che è un allenatore che è comunque un allenatore da progetti, sì, perché sì, anche a Cittadella ha fatto un progetto che non è nato vincente, si è costruito e si è consolidato negli anni. Quindi io una stagione, in caso di salvezza, lo ripetiamo sempre, partendo da zero e dall'inizio, Venturato la farei fare. Comunque Max, torniamo alla classifica, perché prima tutto il pippone di Max Fogli era legato al momento in cui l'Alessandria stava vincendo. In questo momento invece la SPAL sarebbe a 39 punti, Alessandria 34 e Cosenza a 31. È vero che abbiamo ancora un'altra partita, quindi tutto può essere, però diciamo che la situazione è sempre più favorevole. Ce l'ho sott'occhio anch'io. Possiamo dire soltanto speriamo che finisca così. Con gli 1x2 così, magari con... un Alessandria che prende il secondo gol per stare così, per farci condire ancora di più la gioia. E niente, SPAL che è padrona del suo destino e che innanzitutto deve portare a casa il risultato, perché sarebbe fondamentale, indipendentemente dai risultati di quelle dietro, che influiscono sì, però anche se si dovesse arrivare all'ultima giornata con ancora delle insicurezze, diciamo che è una vittoria della SPAL di oggi, renderebbe proprio ai minimi termini la possibilità di retrocedere, quindi è importantissimo vincere oggi. Sì, poi lo diciamo, l'Alessandria sta comunque giocando con un avversario ostico, il Cosenza anche, esatto, ancor più, quindi io diciamo, auguro, che tutto, ragazzi, è dalla parte della SPAL. Che l'ultima puntata sia champagne e mortadella qua in studio. Allora, cioè, facciamo così, se oggi vinciamo l'ultima puntata Max Fogli ci canta una canzone, chissà mai quale. Io voglio We Are the Champion dei Queen. Sai che ho anche l'amico per fare quelle cose. Il punto in alto. Allora, tu devi cantarla, non l'amico. Va bene, va bene. Allora, non hai mangiato? Non ho mangiato. Ho fatto una bella colazione stamattina. Ma io te lo dico in diretta: bisogna che ti portiamo a mangiare fuori il pesce, Agnelli. Per cui vediamo se ti riusciamo a convincere. Io non mangio pesce da sempre. Ma neanche fritto? Ma guarda Teo, gamberi, signori, no. Diteci qual è un piatto di pesce che può piacere a uno che non mangia pesce. Vogliamo convincere Agnelli a mangiare il pesce? No, c'è qualcosa. Ma dai, c'è qualcosa che gli piace. Il tonno mangia. Va bene, ho capito. Sì. Che però quello no, invece quello vero, no? Non l'ho mai sentito. Mai sentito. Va bene, va piacerti. Basta, non diciamo altro, intanto... Ci saranno 45 minuti, secondo me... Però sai che io non ce la faccio a non guardare cosa stanno facendo le altre. Inizierei già a dare a buttare un occhio ogni tanto che non fa reato. Soprattutto in vantaggio di due gol, un occhio negli altri campi. Sì. Hai delle notifiche attivate sul tuo telefono per la B o... No, non, ne ho, ma non della B. Ascolta, io te lo leggo. C'è scritto, buongiorno, a Agnelli piace la sirena spiaggiata. Non so se è legato al pesce. Io una domanda che ti mette in difficoltà. Sentiamo. Se tu avessi un gol da giocarti, dove lo butteresti? In questa partita o in una delle altre due? Ah. Hai un gol che puoi piazzarlo. Pescara, cioè, nel senso una delle altre due concorrenti? Concorrenti. Ah, ecco. Dove lo andresti a mettere? Pescaramanzia lo metto su Parma-Alessandria, ma non dico da che parte. No, io no. Io invece vorrei fissare meglio... Cosa dice? Io lo metterei sulla SPAL. Sai che invece farei fare il raddoppio al Pisa così siamo tranquilli? Bravo, è vero, non ci avevo pensato. Avete visto, quello che non capisce niente di calcio, poi alla fine guarda che perla che tira fuori. Qua devo spezzare una lancia per favore. Adesso dai. Perché Nicola Franceschini, dovete sapere che fa finta di non sapere niente, ma si guarda pure le partite della primavera della SPAL. È vero o no che me l'hai detto? Ma perché facevo zapping, poi sono fermato, l'ho guardato un pochino. Però per deformazione, una volta che vede la maglia bianco-azzurra si deve fermare. Esatto. Va bene, va bene. Allora intanto, niente, qua, come posso dire, diventa veramente un secondo tempo molto lungo, perché a questo punto stiamo tutti sperando di mantenere il vantaggio che, insomma, abbiamo costruito nella prima metà di gioco,
E quindi è, non so come dire, è una partita che stiamo tutti sperando che finisca prima possibile. Tra l'altro Nicola si sta anche innervosendo molto il Frosinone, certo, perché è stato fatto un fallo supinato con una sbracciata in faccia che adesso chiaramente io mi auguro che resti a terra altri due minuti. Però Aureliano ha fischiato fallo per il Frosinone. Perché c'era stato probabilmente un contatto precedente con un altro giocatore, però è un Frosinone che sicuramente non si aspettava di venire a Ferrara a prendere due gol dopo 12 minuti e di dover impostare la partita in una maniera completamente diversa da quella che si era prefissato. È chiaro che adesso è difficile non guardare i risultati delle altre, però finché siamo 2-0, un'occhiata agli altri campi e un'ansia di far passare i minuti, c'è. Se succede qualcosa ti avviso, puoi stare tranquillo. Però abbiamo paura anche di Google, perché anche Google è pericoloso, non aggiorni i risultati. No, è vero, a volte no. Beh, per adesso però comunque arriva il risultato. Sì. Prossimo ostacolo, insomma. L'obiettivo è di fare l'ultima puntata di Match all'Acqua di Rose, in serenità, tranquilli. Esatto. Senza tavolo con le poltrone. Sì, perché con l'aperitivo, con le birre di Agnelli, quelle prese sul 3-0. Con le poltrone ci si può pensare, non è che ce le abbiamo volendo un po', siamo belli comodi, spiaggiati, perché la sirena, diciamo la verità, che dicevamo prima. Diciamo la verità, abbiamo fatto un anno veramente, mamma mia che tribolo, tutte le partite, sì. Uscivamo da qua. Nervosi. Sì, no, adesso diciamo che intanto inquadrano Tacopina, uno sguardo molto cupo. Diciamo Tacopina ha le spalle che escono dalla televisione. La Tacopina esce tutto. Anche dalla... di Tacopina si lascia. Io quando lo vedo in palestra vi dico, è più grande dal vivo che c'è in palestra. Attenzione. Che ha la maglietta, è veramente enorme. Cioè tu vedi Tacopina in palestra? Sì. Ah. Ma sai quante volte gli ho detto, ma fagli una mezza intervista. No, ma vi siete parlati o no? Vi siete parlati? No, lui è proprio allena. Ok. Quindi questo vuol dire due cose. Sentiamo. O che Maria Vittoria frequenta palestre VIP. O che? O che? O che Tacopina va lì per altri interessi, non lo so. Cioè. Vabbè, magari tutte e due, insomma. Magari va lì per vedere anche Vittoria. Va bene, se avete curiosità su quello che fa Tacopina in palestra, mandateci i messaggi e gli chiediamo. Sicuramente si allena. Si allena. I risultati si vedono. Sicuramente noi tre non andiamo in palestra, ecco, questo si può dire. Allora ragazzi, intanto però Marco dice, ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione, volevo solo ricordare che non sempre il ritorno dell'allenatore è una minestra riscaldata. Chi come me ha i capelli bianchi ricorda che come il mitico Mario Cacciagli ritornò ad allenare la SPAL e ottenne la seconda promozione in Serie B nel 1978. Grazie Marco di questa bella testimonianza, bello anche quando ci sono questi momenti storici che ti fanno capire che non sei poi così boomer, Agnelli. Grandissimo fronte, fallo guadagnato da Latte Lat che si prende veramente burla. Oggi è imprendibile, di due avversari, fa una finta, parta palla al piede e viene steso da Ricci che viene ammonito e si stava per creare una situazione pericolosa, però adesso lo stiamo anche rivedendo, veramente un colpo da fuori classe questo, poi parte in velocità e viene steso. Tra l'altro Latte Lat che mentre è a terra viene incitato anche dai compagni e gli viene tributato quello che ha fatto, sicuramente il migliore in campo, senza ombra di dubbio. Adesso vediamo se sugli sviluppi di questi calci da fermo si possa anche andare a cercare il terzo, perché Frosinone che in questi minuti è un po' calato, sta tirando un po' il fiato perché è attaccato fino adesso. Rispondo solo all'amico da casa, sì è vero che qualche eccezione c'è, però nella maggior parte dei casi un allenatore che ritorna non ha mai fatto benissimo, è ovvio che c'è sempre l'eccezione. Ma sai perché? Ovviamente quando uno ritorna è perché ritorna perché ha dato un'ottima prestazione, quindi tutti si aspettano bravo, la sua prestazione. Bravo, Ancelotti era al Madrid, è tornato e sta facendo bene. Sì. Qualche caso no, c'è. Ma ci sono dei casi sicuramente, cioè, poi... Anche Lippi alla Juve quando tornò fece bene, però molte volte... Ma tutto quello che è replicato una seconda volta, pensate ai mondiali del 2006 con quelli del 2010 per esempio. Sì. Per dire. Bravissimo. Oggi Nicola da perle così, calcistiche, no, faccio vedere che sono boomer insomma. È che tendiamo comunque a rimuovere le cose negative per dare spazio a quelle che rimangono nella leggenda. Sicuramente per gli italiani non rimarrà nella leggenda il mondiale del 2006, del 2010, ma rimarrà quello del 2006. Che 2010 è stato un mondiale che si può schiacciare il tasto canci come quello del 2014. Sì, certo. Inquadrano Semplici coi figli, guarda che bella immagine, Semplici che ride. Però è bello rivedere Semplici, sì, effettivamente. Cioè, beh, guarda, ti dico, ma chi è che sta meglio di lui?
Stipendiato dal Cagliari, si fa tutti gli stadi, va a fare gli strigi nelle altre squadre. I ristoranti anche si fa il giro, secondo me, di quelli buoni. Beh, mi sembra comunque una persona che ama la bella vita, ma in senso positivo comunque. Vivere almeno bene. Vedendo sui social, io lo seguo ancora sui social. Anch'io. E vedo che ogni volta che pubblica qualcosa è pieno di ferraresi che ancora lo commentano. Beh, lo zoccolo duro ce l'ha ancora qua. Il suo più grande amore comunque rimarrà alla spalle. Ha segnato l'Ascoli contro la Cremonese, non so se l'avessimo già detto, quindi sta vincendo 1-0, non che ci tocchi. Il Monza ha fatto il secondo gol al Benevento. Ah, vedi, visto che prima sembrava che fosse roba morta, insomma, poi invece il Monza si è assolutamente rivitalizzato. Allora, chiedo solo alla regia se c'è la possibilità di vedere delle immagini, altrimenti li rimandiamo più tardi. Comunque, insomma, ci sono ancora alcune immagini che state mandando. Vi siete però focalizzati sui cani e sui gatti. Allora, questo, aspetta che vi dico il nome, si chiama Ubaldo e ce lo manda Caterina di Ferrara. Ciao Caterina, so che ci teneva, allora eccolo qui. Speriamo che porti fortuna. C'è arrivata anche un'immagine poco fa di un altro gatto, in questo caso, ma insomma lo vediamo più tardi, che dice sul 2-0 mi rilasso un pochino, ciao a tutti. Ma tra poco vedremo anche l'immagine che ci ha mandato questo. Eccolo qua, eccolo qui. Che bella! Bellissimo. Tu ormai sei un gattaro Agnelli, per cui... Ma i gatti mi amano, solo i gatti mi accontentano. Beh, insomma, intanto c'è qualcosa. C'è qualcosa. Gatte femmine, tra l'altro, ti amano, quindi attenzione. Va bene, allora, messaggio ricevuto anche da parte di Vittoria, te lo dico così in diretta, per cui tutto a posto. E niente, poi per il resto i risultati, abbiamo detto sempre quelli, insomma, per cui ricordiamo ancora che il Pisa sta vincendo 1-0 sul Cosenza, assolutamente da tenere monitorato, e soprattutto anche Parma-Alessandria, fermo sull'1-1. Torniamo sulla cronaca, ragazzi, siamo al 54esimo. Ma c'è il Frosinone che si sta affacciando timidamente in avanti, abbastanza anche impreciso. È una SPAL che, diciamo, che fa di tutto anche per interrompere le azioni, una volta interrotte le azioni perdere quei 10, 20, 30 secondi ogni volta. Adesso ci sarà un cambio, entrerà Canotto. A proposito di mare, entra Canotto. Esatto. È vero. Numero 27, carino, Canotto. Ed è una SPAL che comunque sta controllando la partita e sta cercando di continuare a controllarla. Non c'è stato niente di sfavillante, di degno di nota in questi minuti, né da una parte né dall'altra. Che Grosso tira giù i due ammoniti che sono Camillo Ciano e Ricci. Chiaramente, anche perché la SPAL, quando si è fatta vedere nei contropiedi, e il Frosinone è sempre stato molto in difficoltà, in affanno, e ha dovuto sempre cercare delle soluzioni drastiche, la tirata di maglia, la scivolata pericolosa, rischiando anche tanto. Frosinone, ragazzi... Sì, diciamo, niente di segno di notte. Attenzione alla spalla in avanti, attenzione, che avvicina all'area, si reclama un calcio di rigore che non c'è. Qua Finotto comunque sbaglia tutto. Ci sarà sicuramente un check, perché... Però... Finotto, ragazzi, diciamo che ha perso il tempo per la conclusione, però esatto. Qualcosa è successo qui in area. Adesso vorremmo anche rivederlo. Diciamo che aveva due o tre opzioni. Fuori gioco. È stato fischiato fuori gioco, anche se l'entrata non mi sembra molto netta sulla palla, è quella in scivolata. Ma secondo me è fischiato il fuori gioco iniziale che c'è, dai. Non lo so. Sì, è fuori gioco. Vabbè. La scivolata non era pulita, però. No, ma se non era fuori gioco probabilmente era rigore, ma era fuori gioco di qualche... Ha perso anche il tempo per il passaggio. Io... L'aveva fatto un attimo prima, ma non avrei passato, avrei oppure tirato. Oppure poteva concludere. Diciamo che aveva... Ragazzi, come dicono, gol del Parma, è arrivato da un messaggio. Ottimo, ecco. A me non si è ancora aggiornato. Neanche a me, dire Max. Vero, però ci credo, se lo dice, sì, anche ci credo, assolutamente. Ce lo dice Marco, quindi grazie mille Marco. Adesso attenzione, Frosinone in avanti. Dembatiam! Mamma mia, fantastico! Cioè, ma eroe qua, Miracolo di Dembatiam, anche fortunato, anche fortunato. Però la mano l'hai messa, perché quando hai sfortuna il portiere lo aggredisci. In questo caso ha avuto fortuna, ma ha fatto un grande intervento, un grande riflesso. Dembatiam, migliore della rivediamo dall'altezza del dischetto del rigore, una conclusione a botta sicura e Dembatiam si fa trovare pronto. Ma sai cos'è? Botta sicura anche deviata, quindi... Si fa trovare pronto. Veramente Dembatiam oggi ci sta regalando delle grandi parate. È un Frosinone che però ha alzato il baricentro, ha alzato anche l'intensità, stanno realizzando. Ragazzi, il Parma, ultima in casa. Quindi ragazzi, in questo momento, scusate, noi siamo a 39 e l'Alessandria a 32. In questo momento siamo salvi. Siamo salvi. Sì. A prescindere dal... Da tutto. Alle ore 15:28. Siamo salvi, però abbiamo ancora più di mezz'ora 15 di gioco. 15:20, in realtà, però sì. Vabbè, in questo momento... Mia Demba, come chiude quelle gambe! Mi esalto a vedere queste... Mi esalto! In questo momento bisogna vincerla.
Il destino è in mano alla Spalla in questo momento. Esatto. Non l'ha visto bene, sembrava una palla. No, che no, che ma te l'ho detto subito che ha fatto, ragazzi, un bel riflesso. Se mi inquadrate, non so se mi si vede, no, aspetta qua. No, ma ci pensa Massimo, vai tranquillo, adesso non è che... Praticamente, ma, allora, facciamo vedere che ti faccio, la, qua, faccio ormai, il tiro. Dai, arriva, arriva la conclusione. Chiude le gambe così, aspetta che mi copri, chiude le gambe così, la palla arriva proprio qua. Fantastico Demba, numero uno, io sono la sua maglia, ragazzi, ricordatevelo. Regalata. Da tempi immemorabili, tra l'altro, da tempi... Perché è comodo dopo salire sul carro dei vincitori, eh? Tu è anche, comodo! Tu anche quando c'erano gli altri portieri, comunque... No, questo è vero, bisogna riconoscere. È vero o no? Questo è vero. Hai sempre stato un grande sostenitore di Demba Tian, quello è vero. Vabbè, attenzione, latte latte ancora, guadagna un fallo sempre identico a quello che ha guadagnato nell'azione precedente dove aveva fatto quella volée sull'avversario. Viene steso per l'ennesima volta nello stesso punto... E ha rischiato il cartellino giallo e il subentrato adesso. Ho fatto un errore, ho detto Alessandria 32, no 33 comunque. Però vabbè, ciò non cambia, sono sempre 6 punti. Mi è venuto in mente che avevo detto 32, no, mamma mia, la Telat, che giocatore oggi, eh. Io voglio va sapere, a prendere un altro fallo. Io voglio sapere stamattina cosa ha mangiato la collezione la Telat, perché lo voglio anch'io lunedì mattina. Questa allora energia. Questa la battuta viene spontaneissima, cioè che dov'è che prenda la Telat, vabbè. Non avevo pensato. Però magari avevo avuto un caffè invece nero, che ne sai tu, un caffè di quello schietto, pulito, senza magari niente. Magari nel latte ci ha aggiunto qualcosa. Esatto, vabbè. Il macchiatone eventualmente. Comunque veramente strepitoso questo ragazzo oggi, eh? Sì. Ah, oggi partitissima. Una spina nel fianco nella difesa del Frosinone, eh? Comunque ragazzi, qui da casa, punto. Ecco. Sarebbe anche bello ritrovarlo. Quindi l'anno prossimo troveremo Antenucci, troviamo i modenesi che la settimana scorsa non sapevi che dicevamo vogliamo essere contro di voi, insomma tutto il resto. E noi vogliamo batterli tutti. In possesso della palla, adesso sbaglia la conclusione. È una Spal che comunque non si sta semplicemente accontentando di essere schiacciata dietro, ma sta anche tentando di costruire, e non solo in contropiede. È una squadra che si sta facendo vedere in questi minuti. La palla, finché ce l'ha la Spal, la partita è sotto controllo. Ma è, sì, quando, ma poi... è quando la palla la tiene per troppo il Frosinone che ci sono dei rischi. Adesso Spal in avanti, entra in area, vediamo se si arriva con la Telat, prova una rovesciata e poi la conclusione fuori. La Telat sulle ali dell'entusiasmo oggi. Vabbè, ma adesso se poi fa quel gol lì, andiamo, se fa quel gol in rovesciata viene ammonito, perché comunque nella rovesciata calcia anche l'avversario che gli era attaccato ed è stato considerato gioco pericoloso. Però comunque gliela la Telat, ecco, con tantissima personalità, eh? Sì, no, ma comunque sì, diciamo la verità, al momento minuto 62 una Spal in gestione totale della partita, sì, eh? Sì. Cioè un atteggiamento. No, io non mi aspettavo un Frosinone così remissivo. Sì, no, sì. Beh, secondo me anche la Spal, ma meglio, per carità. E anche la Spal, ragazzi, che oggi sta avendo un atteggiamento da grande squadra, va detto, sì, eh. Cioè noi bastoniamo quando c'è da bastonare, ma le cose quando sono belle vanno anche dette, eh. Ah, noi siamo qui per analizzare quello che succede in tempo reale. È vero, è vero. Poi parlare dopo. Poi magari ci sbilanciamo, sbagliamo, è chiaro. Però parliamo prima e durante. È vero, non è mai facile, ecco, sai. Insomma, diciamo che tutto qua... Attenzione, c'è un fallo anche qua brutto, al limite dell'area, viene ammonito, infatti. È un Frosinone abbastanza in difficoltà, questo frangente. Sì. Un'entrata rischiosa, sia al limite dell'area, sia rischiosa per la pericolosità della scivolata. Una allora, Spal che si guadagna la posizione. Vediamo se bella, sta accadendo quello che mi hanno detto da casa in questo momento, che arriva un cartellino rosso. Perché scusate, oggi siamo leggermente in ritardo di qualche secondo. Ed è rosso, è rosso. Sì, era già ammonito, allora... rosso. Rivediamo anche nel replay. Qui c'è una spinta brutta. Proprio su Mora che stava per entrare in area e ci sta, perché comunque ferma un'azione oggi, importante. Oggi anche Mora veramente da 7,5. Mora incita il pubblico anche. Ha fatto una partita... Sotto la Ovest... incita al pubblico. Sì, no, ma Mora è il adesso cuore al terzo gol qua viene giù lo stadio, è il cuore della Spal. Partita fantastica oggi di Mora, al terzo gol viene giù lo stadio. Già credo che verrà giù lo stadio a prescindere quando finisce la partita, no, se rimane così com'è. Nicola, io me la sento che il terzo gol si può fare. Ok. Ma vuoi anche azzardare? No, non azzardate queste cose. Però qua siamo qua per rischiare. Allora facciamo così. Siamo quasi per rischiare. Noi. Attenzione, il mago Fogli. Chi, cioè, se qua chi, facciamo chi sempre gli equilibrati, cosa ci stiamo a fare? Io vi dico che la Spal il terzo gol lo fa. No, ma però voglio sapere da chi. Che è troppo facile dire fatto. Ah, che lo faccio? Lo fa. Lo fa adesso o lo fa? No, lo fa. Da lo fa. Lo ma fa. Chi ti senti che potrebbe essere non l'autore? Lo so. No, non lo beh, so. Qui, qua ragazzi, non lo so, bisogna, però intanto giocarsela, fino in fondo. Io dico Colombo. Colombo, ok. No, diciamo che mi va bene anche così, ecco. No, beh, ok, per carità, però... E invece vi dico che ci sarà il terzo gol.
per me possiamo anche finire qua. Verso Venturato, il suo staff raccomanda calma, ma calma che ovviamente non ci può essere ci sono, in questo momento. Ci sono i cartellini anche per quelli dello staff. Beh, certo, certo. Adesso, sì, sì. Però non ha neanche una munizione, anche se continua. Angolo per la spalla, tutto abbastanza bene. E sarà... è ancora palla a spalla, si lascia scorrere il pallone, se lo si lascia uscire, si sposta, aspetta l'avversario, perdiamo un altro minuto in questa maniera. No, no, ma ti dico, guarda, questa... qualche accensione di app per vedere da Alessandria Parma e Cosenza Pisa cosa stanno facendo. Sempre uguale. Parma 2, Alessandria 1. Non è il momento delle critiche, è il momento di tifare e sperare di fare i nostri risultati. Cosa che sta avvenendo. Matteo, ma io quello che avevamo anche detto entrambi era che con il Lecce abbiamo fatto un partitone e in altre circostanze partite meno importanti. Questo a testimoniare che la SPAL tante volte rende di più con le corazzate, rende di più in situazioni di difficoltà che con avversari che si stanno giocando lo stesso piazzamento. Ed è successo tante volte. Infatti c'era quasi da aspettarselo che la SPAL comunque fornisse delle prestazioni importanti. Prima o poi, eh? Prima o poi, soprattutto in casa il prima o poi, perché in casa la SPAL ha vinto tre partite. Tre eh? Partite, esatto. L'ultima partita in casa vinta fu col 5-1 sulla Ternana. Più recupero. Allora, facciamo così, Vittoria, so che ci stanno guardando anche È arrivato da anche molto un messaggio lontano. Dal Brasile, da Enrico, che dice: ho il tablet sullo streaming di Telesense e il PC sulla diretta video. Non sono ancora tranquillo e sempre forza SPAL. Da dove chiama questo ragazzo? Brasile. Ora, io ti faccio l'appello, Enrico, ma invitaci in Brasile, che esatto. Veniamo volentieri. Beh, già noi abbiamo anche un tecnico adesso brasiliano, adesso non c'è oggi qui con noi. Quindi così Fogli fa un video in Brasile. In Brasile, esatto. Perché no? Sulla spiaggia di Copacabana, ci guardiamo perfetto, l'ultima partita proprio, dal Brasile. Lido Nazioni Copacabana, perfetto, ottimo, ottimo, vabbè. Insomma, uno poi si studia le cose come voglia, ci mancherebbe altro. Va bene, allora intanto noi continuiamo a guardare gli altri risultati. Sì, sempre... io li sto aggiornando perennemente. Tu aggiorna Vittoria, che qua... Ma adesso, diciamo che la ciliegina sulla torta sarebbe il 2-0 del Pisa sul Cosenza, no? Mm. Però... Sì, ci stavo guardando anch'io, però. Vi dico sinceramente, al momento tocchiamo tutto quello che c'è da toccare... Il pomeriggio è perfetto. Assolutamente, assolutamente. Poi manca ancora tanto perché mancano 20 minuti e nel calcio mai niente è scritto finché l'arbitro non dà il triplice fischio. Guarda, in questo momento è, per te è perfetto al 100%. La SPAL sta vincendo, hai scoperto un'uscita superstradale per fare più veloce a tornare a Estensi, quindi sei perfetto proprio, eh. Questi sono messaggi in codice tra di noi, insomma. SPAL che riparte ancora in contropiede, attenzione, palla in profondità. Il top Nicola sarebbe una bella seratina estesa. È un altro fallo brutto al limite dell'area, si chiede ancora l'ammonizione e non viene neanche fischiato il fallo, ma io qui ho dei seri dubbi perché viene sbracciato ed atterrato Colombo. Ci poteva stare, dai. Ci poteva stare, adesso ci sono anche i crampi, non so quanto possono essere Finotto, crampi veri o crampi perdi tempo, ma Finotto chi se ne frega. Steso a terra, io credo che ci sarà un cambio con Melchiorio Vido che arriva proprio in questo momento. Mamma mia che mago che sono. Crotone sta vincendo 3-1 vedo adesso. Sì. Pazzesco. Sì. Cioè, Crotone guarda scatenato. Ti dico, anche... Crotone lanciatissimo. Sì, peccato che è retrocesso da 10 giorni. No, dico anche vabbè. Finotto, oggi guarda veramente... Mora e Finotto, gli ex SPAL storici, entra Vido al posto di Finotto, hanno dato veramente tanto. Hanno dato quell'impronta del cuore della SPAL che molte volte non abbiamo visto quest'anno. Poi diciamo anche una cosa, secondo me ha influito anche tanto questa atmosfera allo stadio, ragazzi, 6.000 e passa spettatori. E tutta la carica settimanale, perché durante la settimana c'è stata una chiamata alle armi praticamente dei tifosi. Doppio cambio, entra anche Crociata che ricordiamo ha fatto l'assist del gol di Brescia per l'Atelat. Escono Pinato che ha fatto una grandissima partita anche lui col gol del 2-0 e poi Vido per Finotto. Vido che... Ragazzi, qua abbiamo gente che si autoinvita, eh? Esatto. Tra i vari Marco, quello con la K è questo, vero? Marco dice: la prossima vengo anch'io in studio a festeggiare e mi autoleggo i messaggi che mando. Beh, non sarebbe una cattiva da idea. Da autoleggersi proprio. Si autolegge. Vabbè, si autolegge. Vabbè, Marco, ti aspettiamo. Esatto. Marco con la K, da distinguere da altri Marco che ci scrivono. Ciao Marco, intanto. Allora, dunque.
Addirittura, te lo leggo io Vittoria, questo per te. Ho già paura. Visto il bel nome che ha, io direi che Vittoria è la fidanzata di tutti noi spallini e che sia anche di auspicio per oggi. Speriamo, speriamo veramente. Beh, per vent'anni non è una serata libera, ecco. No, quindi un attimo organizzare. Attenzione, Frosinone in area. Aia. Mamma mia, che viene brivido. Deviato il pallone. Che brivido, ragazzi, qua l'ho vista malissimo. E viene messo in calcio d'angolo. Qua l'ho vista malissimo. Mamma mia, stiamo attenti, ragazzi, che siamo anche un uomo in più. Stiamo attenti. Minuto 74, Frosinone batte un calcio d'angolo. Tutta la spalla dietro, ovviamente. Che poi, a essere sinceri, un attimo qua, ecco, no, abbiamo visto un'azione che ci ha messo un po' in tensione. A essere sinceri, se quello che vedo io è veramente in tempo reale, probabilmente quindi vi posso dire io se capita qualcosa. Per adesso è sempre 2-0, quindi almeno per 30 secondi non succede nulla di particolare. No, ma non dirci, Nicola. No, per carità. Va bene, qui ragazzi, qua è già inno a Semplici, è bastata la presenza di Semplici per vincere al Mazza, grande mister. Premesso che non è ancora finita la partita, però siamo d'accordo con te, ma noi siamo scaramantici, fino all'ultimo non vi diciamo abbiamo vinto. Io invece guarda, non sono totalmente d'accordo, perché secondo me se dovesse arrivare questa vittoria i meriti vanno all'allenatore che c'è in panchina ma oggi. Sì, ma io credo, ma questo è più per questioni di. Perché io ho avventurato, l'ho anche criticato parecchie volte, tanto si fa male Meccariello, accidenti. Ma oggi ha preparato una partita perfetta, fatta di contropiede, ripartenze, difesa molto chiusa, squadra cattiva. Quando un allenatore. Viene a pensare, e se fosse invece stato il bisogno di rodare un po' questa squadra. Beh, insomma, si è rodato parecchio. Sì, okay, da gennaio però sarebbe la terza partita che vince. Sì. Però io ti dico, a me l'allenatore che tutto sommato è sempre piaciuto. È ovvio che, come diceva giustamente Max prima, magari va rivisto partendo da agosto con magari un mercato improntato sulle sue idee. Diciamo che comunque lui ha preso una squadra che non ha fatto lui, che era un po' quello che c'era. Diamo anche un po' delle attenuanti che sono comunque lecite nel calcio, perché subentrare non è mai facile. Da subentranti tanti allenatori non accettano neanche di subentrare. No, ma infatti. Ma infatti sempre poi, Vito. João Mario, qui João lì. No, diciamo anche, ragazzi, adesso io non voglio parlare prima del tempo, ma se dovesse, attenzione, bravissimo. Anche la palla gliela riesce a deviargliela sulla testa. Ma che terzino sinistro. Oggi però gira tutto bene, questo momento. Anche il rimpallo. Ha giocato bene anche col Brescia, perché il calcio d'angolo lo prende lui, Celia, con quel dribbling fantastico, ambito. E io credo che la Spal meriti ampiamente questa fase. Sicuramente non possiamo dire che siano mancate le emozioni quest'anno. No. Cioè, sicuramente non noioso come l'anno scorso, ecco. Va bene, allora intanto, scusate, perché chiedo cosa ridi, scaricate la posta e poi mettetela in onda, vedrete perché. Attenzione, spalle in avanti, no. Mamma mia, no. L'illusione ottica del gol, il portiere si era avventurato contro la squadra di Venturato in un colpo di testa, dove poi il difensore ha perso palla, una grandissima azione della Spal che Colombo ha saltato il portiere, poi è mancato nella conclusione finale dove la porta era sguarnita però leggermente coperta dai due difensori che aveva in traiettoria, però la calciata alta è mancata la conclusione, non è un gran momento per Colombo. No, infatti trovo proprio per dire, secondo me Colombo dà la sensazione, ragazzi, che non farebbe gol neanche se con la mano, se con le braccia va dentro la porta. Dai, che può essere che alla penultima. Non so. Siamo tutti sulle ali dell'entusiasmo. L'ultimo gol di Colombo, se non vado errato, a memoria. Allora, guardate, notizia. Fare sesso almeno 4 volte a settimana, ecco la clausola di nozze tra Ben Affleck e J-Lo. Agnelli, io 4 volte a settimana ascolto conferenze di Venturato. Ognuno suo, Che è più o meno lo stesso effetto. Bellissimo, grazie. Grazie Alessandro che ce l'ha mandata, bellissimo davvero. Va bene, ok. Detto questo, siamo quasi. Quasi Frosinone in avanti che attacca. Ottima uscita della difesa. Grande. Che esce parapiede con un triangolo. Guarda che ripartenza. E c'è un contropiede adesso. Fermato subito, però va bene. Vabbè, dai. Però intanto ci siamo allontanati dalla nostra. Però mi è piaciuto veramente tanto questa uscita palla al piede della spalla dalla difesa. Un intervento, possiamo dire, anche una delle migliori prestazioni dell'anno in virtù di quello che è l'avversario anche e della situazione delicata. Max, una delle migliori spalle della stagione. Pisa-Cosenza pareggiano.
Ricordiamoci che la SPAL, Pisa e Cosenza pareggiano 1-1. Però aspetta, comunque in ogni caso su rigore. In ogni caso non cambia niente questo momento. No, esatto. No, non cambia niente, non cambia niente, avrebbe se un Alessandria punto in più. Non vince non cambia niente. Non cambia niente. Ok. Qua è tutto un casino con la matematica. Alessandria non ci vince, serve non ci serve questo studio un laureato in matematica che Cosenza, ci deve perché su Cosenza momento, in questo momento abbiamo 7 punti di vantaggio. Sì. Che potrebbero diventare 4 nell'ultima giornata e quindi i play-out sarebbero ancora attivi. Ma in virtù del risultato che sta facendo l'Alessandria, la spalla è tranquilla. Sì, sì, sarebbe, il play-out sarebbe Cosenza-Alessandria. No, dicevo... Cosa stavo dicendo? Mi sono dimenticato. Ma la spalla ne, ne dici parlando della, del, del gioco no, della spalla. Lì quella... Ma dopo te la giro, te la giro. Stiamo parlando tranquillo. Del gioco della spalla. Ah niente, mi sono dimenticato, ragazzi, l'euforia... Signori, qua abbiamo Agnelli... Ah, non mi è venuto in mente, mi è venuto in mente. Anche perché la SPAL, ragazzi, ricordiamoci che quest'anno la vittoria con la squadra più forte che ha effettuato è la Ternana, che è metà classifica. La SPAL non ha mai fatto 3 punti con un top team, io top team intendo le prime 5, ecco. Quindi sarebbe un grande risultato anche per questo, questa vittoria, se eventualmente arriva. Col Como. Beh, il Como è metà classifica. Cioè, io parlo delle prime 5-6 di campionato, no? È stata brava a ottenere punti soprattutto anche all'inizio, poi cioè, diamo anche merito, io do merito anche a Clotet, che Clotet ha vinto anche tante partite fondamentali, penso quella a Cosenza col gol di Rossi, penso quella a Crotone quando abbiamo vinto 2-1, insomma... Possiamo anche dire che comunque Rossi è stato impiegato poco, ma è stato decisivo certo. Per quanto sì. Riguarda anche i suoi scampoli di partita, dove ha risolto partite nel finale... L'Alessandria pareggia. Poi gli rifai tutti i punti. Allora, l'Alessandria pareggia. Vai. In questo momento la SPAL avrebbe 4 punti più dell'Alessandria. SPAL vince, Alessandria pareggia, sei salvo. Sì. Allora, adesso vediamo. Però noi siamo a 39, Alessandria 34. Quindi sì, sono sì, 5 punti. Si salva perché la SPAL non potrebbe più arrivare dietro all'Alessandria. Perché anche se la SPAL perdesse la prossima, l'Alessandria vincesse, comunque non arriverebbe. L'importante è che l'Alessandria... Neanche il Cosenza potrebbe... Esatto. L'importante è che l'Alessandria sì, non vinca, ecco. L'importante è che l'Alessandria e Cosenza pareggino sì, ma al perché massimo. Devono venire a mettere del pepe inutile su un dessert, che... andare a mettere il pepe 8 minuti dalla fine esatto, della partita... Esatto, pareggiare, andando basta. A pareggiare. Se sta Alessandria viene a rompere le scatole dell'82. Siamo qui a fare le considerazioni di una stagione, perché iniziamo a essere tranquilli e sereni e questi vengono a scondirci la minestra. Esatto, un pareggio non vi serve a niente, perdete, basta. Ad aggiungere pepe sui dolci, bisogna in una maniera inutile. Perdere. Vabbè, no, intanto vabbè, rimaniamo... Io vi tengo aggiornati esatto. No, io sapete cosa vi dico, che a me non me ne frega niente. L'importante è che la SPAL vinca, poi l'altra faccia quel che vuole. No, vabbè, aspetta, no, se intanto però noi vinciamo no, e gli altri... qui, per piacere. Io sarei andiamo molto avanti con i patemi anche no, prossimo sabato che fa ancora più caldo. Un altro venerdì, con l'ansia no, venerdì sera. Venerdì sera fa ancora più caldo, che andiamo sempre più avanti. Venerdì sera, tra l'altro, è serata ideale venerdì. Finisci partita, si finisce 10:30, vai fuori, festeggi. Perfetto, l'ho studiata sì. Perfettamente. Allora, mentre noi stiamo soffrendo, c'è il nostro amico brasiliano che mi sta mandando delle foto di com'è João Pessoa. Ecco, guardate dove ci sta scrivendo. Guardate dove ci sta. Che meraviglia. Vediamo complimenti tutte le foto. Per la location. Esatto. Attenzione avanti. Vido. Uno contro uno viene fermato. Ah, no. Vido si inceppa nel pallone. Comunque, grazie. Veremo bellissima qui a João. Location. Ma scherziamo, João Pessoa. Eccola lì, vedete, c'è anche scritto. Complimenti. Adesso Nicola organizza e veniamo a trovare. Molto invidia, tutti a Joao Pessoa. Va bene, grazie di questa cosa. Allora, organizzazione vacanze Franceschini, non sì, sbagliamo. Ma Joao Pessoa è un po' esosa, mi sa. Ah, Nicola, innanzitutto volevo fare i complimenti, prima di dimenticarmi, sì. Alla Copparese 2015, che ha vinto il campionato di terza categoria. E sappiamo che Max Rizzati è il direttore sportivo della Copparese l'altra, quella esatto. Di eccellenza. Però diciamo che è un gruppo paesano... tra virgolette unico, e volevo fare i complimenti alla Copparese. È vero, infatti hai visto proprio Rizzati che l'ha scritto, lo salutiamo peraltro che oggi era impegnato altrove, però insomma ciao Max e grazie anche per questa segnalazione. Allora, semplici, è stato un bel passato, non lo riprenderei, i ritorni non funzionano mai, se ci salviamo diamo un'opportunità a Venturato. Concordo al 100%. Te l'hai sempre dato tu il messaggio? No. Per darti ragione? No, gli ultimi, guarda, qua a me c'è gli unici messaggi che mi sono automandato quando c'erano delle belle ragazze, non sto scrivendo, Agnelli sarebbe bene con Maria Vittoria, per esempio, no? Ah, ecco perché, ecco chi è che ti fava per te allora, no, ma era un esempio, ma l'ho fatto anche con delle altre, per fare un po' l'asino, cioè.
Sai che Nicola sa che faccio un po' di cabaret. No, sto guardando che non capisco se... perché mica darsi brutte notizie. No, io appena aggiornato non ho visto niente. Non brutte, però c'è uno che qua dice che... non ho capito se è una sua ipotesi, un gol oppure... Ma aspetta che vado a vedere, ma... Adesso voi direte, ma come ce lo dovete dire voi? Ma c'è un po' di ritardo. Io non vedo no, nulla. No, non c'è scritto da nessuna parte. No. Entra Vicari. Parma-Alessandria, 2-2, Pisa-Cosenza 1-1. Vabbè, basta, finito. Piuttosto, ecco, Parma-Alessandria e Pisa-Cosenza sempre invariate, quindi entrambe stanno pareggiando. Esatto. Però, questo, lo ribadiamo ancora, andrebbe bene, ok? Io cerco in conforto in voi, sì, quindi... sì. Ma benissimo. Vicari e Tripaldelli che entrano al posto di Meccarielle e Mora, questo per quello che riguarda i cambi attualmente in corso. Stavo guardando i minutaggi. Parma in questo momento non ce ne fregherebbe niente dei play-out perché all'ultima giornata nessuno potrebbe più superarci. Esatto. Quindi... Parma-Alessandria sono al minuto 87, così come Pisa-Cosenza, minuto 87. E do anche un'altra notizia che magari interessa a qualcuno. Napoli 4, Sassuolo 0 al 45esimo. Vabbè, ho visto perché ho Koulibaly al fantacalcio, ho segnato, mi ha dato la notifica. Ti stanno massacrando? Ti stanno dicendo no, sto qualcosa? Vincendo. Ah, stai vincendo tu, scusa, Koulibaly hai detto, sì. Vabbè. Comunque, diciamo anche che la Spal ha fatto un grandissimo secondo tempo. Sì. Certo. Senza mai rischiare, avendo anche ottime occasioni. Direi un secondo tempo in cui è stata brava a mantenere quello che ha guadagnato del primo. Calma, tranquilla. Mancano ancora 4 minuti, poi diamo le pagelle anche del secondo tempo. Ma... io guarda, in quest'anno non ho mai visto una Spal giocare con questa tranquillità e con questa... mi sembra una squadra vera. Posso dire che finalmente dopo partite in cui spesso veniva fuori ma questa è la Spal più brutta della stagione, finalmente possiamo dire che abbiamo visto veramente una bella Spal oggi. Bella Spal, la più bella della stagione. Esatto. Vedendola in maniera analitica anche comunque vincere in casa, che quest'anno in casa si sono riscontrate... le difficoltà più grandi contro un avversario come Frosinone, in un momento in cui il Frosinone però ha da dire, cioè qua il Frosinone doveva venire a vincere. Frosinone non è una partita inutile, 4-1 col Monza la settimana scorsa, cioè, questa è diciamo che un passo falso del Frosinone. Pure Tripaldelli in versione Roberto Carlos oggi vediamo. Attenzione, Tripaldelli che... Spal si perde tempo vicino alla bandierina. Padelli che ricordiamo... si guadagna una punizione importantissima. Ha un grande fan che fa il nome di Max Fogli, di Padelli. Vabbè, ognuno giustamente... Tanto Venturato... Rivediamo anche il replay, un fallo guadagnato importante dove si perderà un altro minuto. Sì, intanto io credo che a fine partita comunque si aspetterà di vedere gli altri risultati per festeggiare sul campo. Ragazzi, qua mi che dicono... finirebbero... Io ve lo dico già, tanto ormai, come dicono già, è 3. Però adesso io non... Ma come? Non prendeteci in giro perché siamo in ritardo di un minuto oggi. Sì. Io l'ho detto che ne facevamo 3. Non lo so. Perché qua sì, me l'hanno confermato. Benissimo! È 3! Fantastico! Prosegue! Prosegue! Ecco, variazione! Prosegue, ragazzi, il momento storto dei portieri. Minelli. Maria Vittoria diventerà bionda adesso. Esatto, domani mi faccio bionda. Attenzione, perché ha segnato su punizione Esposito. No, è una papera colossale del portiere. Ma ha segnato sul calcio di punizione Esposito. Prosegue il trend di queste settimane dopo Meret, Donnarumma, Buffon, Radu. Ha segnato papera assurda. Ha segnato su punizione Esposito e io qua vi dico che Esposito mi deve una maglietta. Come mai dici? Perché? Perché Matteo lo sa. Esposito però, in questo momento mi deve una maglietta. Però vediamo se te la dà, ecco. Allora, adesso questo è un appello, poi lui rivedrà anche la puntata. In questo momento Esposito mi deve una maglietta perché eravamo d'accordo. Al prossimo gol di Esposito su punizione, Esposito dà la maglia a Fogli. Ragazzi, non bisogna mai deludere il pubblico vuol vedere come è stato tirato il gol. Allora, io faccio il portiere. Guardate bene, in esclusiva per match, il gol. Praticamente, ecco. Qui facciamo finta che la porta è dove c'è Nicola. Sì. C'è Esposito che prende la rincorsa. Ed Esposito che la mette sul secondo palo. Io salto che sono il portiere, classico portiere a saponetta, la palla passa in mezzo alle mani e si finisce in gol. Tecnicamente è un gol di Esposito su punizione che deve una maglietta. Praticamente è una cappella assurda del portiere, detta che avevo detta alla vecchia. Va bene. In esclusiva vedete anche se non ci avete Sky, Dazone, eccetera, eccetera, i gol simulati di Fogli e Agnelli che valgono ma ben più di un abbonamento. Sì, Minelli qua finisce paperissimo come c'è finito Radu, ecco.
Vabbè, allora, ragazzi, siamo... Vabbè, noi siamo quasi al 90esimo. Noi siamo quasi salvi, diciamolo! No, non dirlo, ti prego. È successo? No, ma non dimmi così che mi fai paura! No, no, per adesso siamo ancora. Aspetta un attimo, infatti. No, no, per adesso vedo che sempre 2-2. No, due, per adesso tutto invariato. 2-2 Parma Alessandria, 1-1 Parma e Pisa Cosenza. Per cui, per adesso, è tutto così. Attendiamo i finali dalle altre squadre e poi vediamo. Vediamo. Cioè, è veramente dura adesso, perché tanto noi siamo a posto. Per Pisa cui... Cosenza 91. Vabbè, è finita la nostra, mi sa. Finita. Una grande SPAL batte 2-0 il Frosinone. Ok, grande. Adesso aspettiamo. Aspettiamo un attimo. Vai, vai, grande. Non hanno ancora fischiato. Aspettiamo il finale, che è molto importante capire. Esatto, aspettiamo un attimo di vedere. Il buon Agnelli cosa fa? Mentre sei in diretta, guarda un attimo Parma Alessandria in diretta. Ecco. Perché l'arbitro dà ben 6 minuti di recupero. Mamma mia! E siamo al 90esimo in questo momento. Sei su quella nota piattaforma streaming? Sì. E attenzione perché, mamma mia, Alessandria è vicino al gol. Mamma mia. Mamma mia, Longo si dispera. Adesso ci tocca pure fare la telecronaca dell'Alessandria, ragazzi, pensate come siamo messi. Si può cambiare canale qui. Però vedo che dalla regia si mettono... Chiediamo a Massimo La regia prontissima, eh. Agnese e Massimo siete dei grandi, bravissimi, così risparmio dei giga io. Sì. Qua abbiamo il cambio, il telecomando pronto, eh. Massimo, cosa stanno scrivendo? Massimo più... vabbè, adesso aspetta. Più che altro... qua un po', ragazzi, qua vediamo le cose un po' a pezzi. Massimo più che altro. Vabbè, ma Agnese non essere modesta, tutti e due insieme, eh. Va bene. Mamma mia, Parma vicino al gol. Ma cioè, mi sto sentendo male. Adesso non farci vedere un colpo, Agnelli. Ma teniamo il patto. No, il Parma vicino al gol va bene. Nicola, l'adrenalina va tenuta alta in questi momenti. Sì, no, sì, perché sono minuti decisivi. Io ricordo l'altra volta, ho detto, ma adesso sto calmo a fare le partite. No, adesso non mi agito più. Come no? Matteo, a me interessa il mio, non mi interessa delle altre. È il momento più teso della stagione, Matteo. No, ma c'è bisogno di darsi momenti di sofferenza infinita. Vabbè, ah, lo rimetto sul Cosenza, se qua fanno vedere. Ok, ci siamo, okay, 93esimo minuto. Parma Alessandria 2-2. Comunque, ragazzi, stiamo seriamente guardando 2-2 al Tardini in questo momento. Abbiamo anche un'altra notizia di merito, visto che ci seguono anche degli amici di Vicenza. Lecce 1, Vicenza 0, il Vicenza retrocede ufficialmente in Lega Pro. Ah, ok. Vabbè. Attenzione Parma in avanti. Piace per loro, però, insomma, Tutino tiene palla. No, ma infatti è il detto latino mors tua vita mea. Io sto guardando, cioè, anche Pisa Cosenza deve andare giù, perché l'importante è che non siamo noi, insomma. Numero 10 Vasquez che non arriva sulla palla. Qui, ragazzi, vedo che c'è Cavina, mi sta mandando delle foto anche insomma, tutti carichi duri. Mancano 3 minuti alla fine. Noi aspettiamo ad esultare il finale, appunto, di Parma Alessandria, mi raccomando. Tanto vi dico anche che Pisa Cosenza sono sull'1-1 minuto 93 su 5 minuti di recupero, quindi mancano 2 minuti. Esatto. Allora, rispondo ad Agnese in diretta. Sì, aspettiamo magari la fine della partita, così diamo ufficialmente l'esito finale. Intanto chiedo a Massimo se possiamo mandare l'immagine che ci ha mandato da casa. Eccolo qua, pelle d'oca a vedere il gol in live. Signori, un gol del genere, ma neanche a Sky lo vedete. Esatto. Ma neanche su DAZN, da nessuna parte. Ma neanche quelli che lo riproducevano sulle lavagnette erano come questo, noi. Questa è una chicca. Attenzione, che però c'è Alessandro in avanti, e si guadagna un calcio d'angolo. Mamma mia, il Parma. Intanto Pisa Cosenza 94esimo 1-1. Che squadra, okay. Che squadraccia il Parma. Signori, mamma, stiamo aspettando. 2 minuti e 30 alla fine, c'è l'Alessandria che però è in avanti, Sì, ma possiamo andare avanti. Parma Alessandria 2-2, 6 minuti di recupero, ripetiamo. Mamma mia, ragazzi. Saranno quasi 3 minuti col cardiopalma. Beh, l'Alessandria si gioca tutto in questi minuti. Si gioca tutto in questi minuti. Ho forse più ansia adesso di prima io. Nessuna delle due squadre ha interesse a perdere tempo. L'arbitro che però tiene il gioco fermo e dice che lo farà ripartire con il fischio. Alessandria disperato. Attenzione, mia, colpo brivido di testa sopra la traversa di pochissimo. Che brivido. E siamo al 94esimo. E siamo al 95esimo, 94 e 18. Sì, 94 e 20, sì. È un colpo di testa che, adesso rivedendolo con questo replay, è uscito abbondante di un metro sopra la traversa, Parma in avanti, ottimo intervento in scivolata, diciamo fase confusa della partita, Parma in avanti. Dai, fatelo su 3. Numero di Vasquez che la apre sulla destra, cercherà il traversone, finta il cross,
palla tenuta in area, intanto i minuti passano. Intanto ancora Leo. Parma in avanti, Parma in area di rigore, vediamo se arriva la conclusione. Deviata in calcio d'angolo. Dimmi Nicola, dimmi. No, intanto se ci sono delle notizie che stanno uscendo anche, non so, o dai social. Pisa-Cosenza finita 1-1. Okay. Sì. Ottimo. Attendiamo anche il finale di Parma-Alessandria e poi ufficialmente festeggiamo la permanenza in Serie B. Mancano 40 secondi, Nicola. Noi rimaniamo. Mancano 40 secondi, speriamo che in attesa. I giocatori del Parma temporeggino, sì. Che noi qua si fa la baldoria. Ah, ma ragazzi, la Spal è ufficialmente salva perché il Cosenza non ha vinto, quindi è vero. Non ce ne frega assolutamente nulla di Parma. Vabbè, ma lo stesso, a questo punto aspettiamo. E siamo rimasti in Serie B. E vai, signori. È finita ufficiale? Siamo sicuri? Sì, è ufficiale. Siamo sicuri? La Spal, con mille difficoltà, con una partita strepitosa al Paolo Mazza, sì, liquidando il Frosinone, stacca il biglietto per la prossima stagione 22-23. Ecco, e Marco ci ha già detto che è già finita anche a Parma, perché noi siamo in ritardo oggi. Mamma mia, ok, allora. Va bene, finita. Vai. Questa siamo sicuri perché la stiamo vedendo che è finita. Possiamo andare in ferie, ragazzi, grazie a tutti. No, venerdì sera vi aspettiamo per una puntata, diciamo, molto più rilassata. Finalmente. Esatto, dopo si andrà a fare gli aperitivi con Vittoria fino alle 4 del mattino, che non faccio più da una vita. E poi Agnelli non so cosa farà, vabbè, Fogli un vivere della notte anche lui, quindi e insomma, vabbè, tanto ma arrivano già i messaggi, i complimenti, siete salvi. Ecco, vabbè, ma forse adesso sta arrivando un po' tutto, devo dire, in questo momento. Allora, signori, siamo salvi, un altro anno in Serie B, quindi complimenti alla Spal, facciamo i complimenti anche a Venturato oggi. Certo. A questo punto, beh, eh. Certo, insomma, poi vabbè. Se vogliamo ringraziare Semplici della sua presenza, che ci ha sicuramente allettato. Facciamo i complimenti anche ai tifosi, perché oggi veramente strepitosi, dopo un anno difficile. Grande Spal, veramente tanta roba, ragazzi, tanta certo. roba. Va bene, intanto qua sta arrivando di tutto di più, per cui tra poco andrò a vedere anche un po' di messaggi che sono arrivati. Che dire, siamo già in ritardo, per cui dobbiamo chiudere, però grazie a tutti, grazie intanto al supporto in regia di Massimo Agnese, ma io volevo ringraziare Maria Vittoria Pasetti. Grazie a tutti. Grazie mille, come sempre. Grazie. Matteo Agnelli. Grazie a tutti, vi aspetto ad Estensi. Max Fogli. Grazie a voi, grazie a tutti. E comunque